Benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un video che vi piace tantissimo, ovvero il video delle canzoni preferite del periodo. Parto da un presupposto: non ci sarà Michael Bublé in questo video, quindi non ci saranno canzoni natalizie perché sono un must have di questo periodo e quindi metterle, diciamo, è un po' scontato. Quindi sì, sto ascoltando anche le canzoni natalizie, ma in questo video non ci saranno. Comunque, io direi subito di iniziare con il video e in realtà devo dirvi una cosa, perché come sempre, io faccio un po' di casino, però non sarei io altrimenti, nell'altro video vi avevo detto che avrei fatto un bel po' di video riva, il punto è che per un problemino non sono riuscita a farveli, però vabbè, li farò qua a Milano, anche se lo sfondo non mi fa impazzire. Sono riuscita ad eliminare la luce gialla, però diciamo lo sfondo non è proprio top. Cercherò magari di mettere qualche quadro, un qualcosa che lo renda un po' più decente, perché ora è davvero brutto. Scusatemi. Iniziamo subito. E se avete visto il video dei preferiti del mese di dicembre, sapete già le canzoni che bene o male ho ascoltato maggiormente. Quindi tralasciando Salmo, tralasciando la canzone 23 meravigliosa, che ho visto che tanti di voi stanno adesso ascoltando, ragazzi, è meravigliosa, wow. E ce ne sono altre che davvero mi piacciono tanto, ma che non sono state messe comunque nel video dei preferiti del mese di dicembre. Quindi, ho qua la playlist e non vi ho nominato Sfera e Basta. Allora, in quel video non vi ho nominato Sfera e Basta per un semplice motivo. Non mi fa letteralmente impazzire il nuovo album, o meglio l'edizione Popstar di Rockstar. Non ho ben capito cosa sia Popstar, se un album o un'edizione particolare, boh, non lo so, vabbè, comunque, e ho ascoltato poco le sue canzoni, però, ma raga, che infarto, e comunque, tornando a Sfera e Basta, ho ascoltato poco il suo album, perché non mi fa impazzire, però comunque, Happy Birthday mi piace abbastanza, cioè me la metto su quando magari, la metto quando voglio truccarmi, prepararmi, però, comunque, sì e no, cioè, sì, non è un flop, però non è nemmeno top, cioè, è carina. Quindi ve la metto, anche se sicuramente l'avete già sentita. Ti ho portato un pacco Happy Birthday. Sono qui, cerco la mia birthday. Bene, la sentite già sicuramente ovunque, quindi non ve la faccio sentire troppo. Dopodiché mi piace davvero tanto questa canzone, che in realtà è vecchia, fa la colonna sonora a molti film, però ho scoperto il titolo poco tempo fa e è To Build a Home. Wow, credo che non ci sia colonna sonora più bella. Mi fa un sacco piangere, mi emoziona tanto, bella proprio. Dopodiché c'è Icaro di Irama. Allora, il suo nuovo album mi piace, non mi fa impazzire, però comunque certe canzoni mi piacciono abbastanza, tipo questa. Un son geloso è stato il vino, so fatto a pugni con quel tipo. Irama è un personaggio che mi piace abbastanza, mi piaceva di più una volta, però comunque non mi dispiace affatto, anzi. Ah no, raga, ho questa, Vaina Loca di Ozuna, bellissima, la uso sempre come canzone di sottofondo delle Instagram story e l'avete ascoltata davvero tante volte perché mi piace un sacco metterla, ed è proprio molto carina. Che bella. Adoro, raga, bro. Bella, mi fa ballare. Ci sta. Poi, Borsello. Sì, non mi ricordo mai se è Borsello o Borsellino, vabbè. Di Sfera e Basta, Draft Gold e Gue Pequeño. E in realtà di questa canzone mi piace solamente un pezzo, ovvero quello che vi farò sentire adesso. E vi giuro, lo ascolto continuamente, dura tipo 15 secondi, me lo ascolto in loop 15 secondi consecutivi. E ho, no, ho sbagliato a parlare, ho detto, no, intendevo dire,
Mi ascolto questa canzone solamente per 15 secondi, ma in loop continuamente. Dura tipo 15 secondi, più anche l'altro pezzo, quello prima. Ascolto questo e basta. Tutto il resto della canzone non mi piace, ma questo sì. Ah, poi c'è anche Bling Bling di Gue Pequeno, che in realtà lo ascolto solo per il ritornello e il resto della canzone non mi piace, però mi ascolto in loop solamente il ritornello. Poi mi piace tanto Tedua. In realtà l'ho scoperto da pochissimo. Cioè, già lo conoscevo ma non lo ascoltavo. E la mia canzone preferita sua è Vertigini, che è anche la più famosa, mi sembra. Ed è proprio molto bella. Boh, mi piace il suo personaggio. Sono andata un po' a stalkerarmelo e boh, è proprio un bel personaggio. Un giorno il mondo l'ha fatto tondo affinché tutto torni, anche se tu non torni, mentre mi guarda attorno, è come credi di stupirmi per venirsi come le crisi, il sole non lo fissi mai, ti chiaro don't call me baby. No, lui mi sembra così pacioccone, carino. Ti ho portato un pacco, happy birthday. Sono carcere qua. Non so se avete notato, raga, ma io ascolto praticamente solo musica italiana. Boh, mi piace molto di più rispetto a quella internazionale, la musica inglese. Boh, non so come mai, però mi piace di più ascoltare le canzoni in italiano perché mi piace tanto la musica italiana. Che sia trap, che sia rap, che sia, non so, tipo Tizianone. Raga, Tizianone topi, lo amo, giuro. Ho fatto una playlist, si chiama Tizianone, in cui ho messo tutte le sue canzoni più belle, tipo Potremmo ritornare, Regalo più grande, Non me lo so spiegarti, Scatterò una foto, L'ultima notte al mondo. E non ve le faccio ascoltare semplicemente perché già ve le ho fatte ascoltare in realtà, però questa playlist vale per ogni mese e l'ascolto sempre interrottamente e questo mese anche ovviamente. Ovviamente, come faccio a non citarvi La fine del mondo di Anastasio? Vincitore top di questa edizione, credo che questo X Factor sia stato il più bello e meritava assolutamente di vincerlo perché ha una penna davvero, boh, meravigliosa, davvero, davvero, wow. Ho ascoltato tanto anche Los Angeles e Cherofobia di Martina Attili, no, di Luna e di Martina Attili, però Anastasio, ragazzi, Anastasio, mi piace molto di più il suo inedito rispetto a quelli delle due ragazze, perché per quanto sia bella Cherofobia, bene o male l'ho ascoltata così tanto che ora non riesco più ad ascoltarla, e Martina non mi fa impazzire come personaggio. Luna altrettanto, l'ho ascoltata tanto, ma come personaggio non mi fa impazzire, quindi Anastasio lo adoro, sia come personaggio che come cantante, quindi top. Il video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto con un nuovo video e in realtà oggi, che giorno è? 16? Sì, 16 dicembre, sto registrando tanti bei video, quindi il prossimo che uscirà non sarà tra troppo tempo, anzi, quindi torno a breve. Non vi lascio un mese senza video, ve lo prometto. Un bacio, un abbraccio, You ciao! said we had it all. That shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm a fool.